Buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo giunti oggi all'ottava tappa del nostro viaggio all'interno dei processi produttivi ceramici. Vi ricordo come sempre che le tappe precedenti sono disponibili sia sul nostro canale YouTube che sul blog aziendale zslab.it. L'argomento che andremo ad affrontare oggi ha a che vedere con la formazione di spillature e forellini sulla superficie ceramica post-cottura. Ci troviamo pertanto all'interno della nostra mappa, sia lungo la linea di smalteria, e in particolar modo nelle fasi di applicazione finale di smalti e graniglie, che all'interno dei forni ceramici. Come sappiamo, infatti, il processo produttivo ceramico, dopo la prima fase di formatura e le successive fasi legate alle applicazioni digitali, prevede un'applicazione finale di smalti e graniglie che in taluni casi può raggiungere anche quantitativi di non poco conto. Tale applicazione, se non segue i corretti parametri di processo, può dare origine a criticità che vanno a intaccare la superficie ceramica sia da un punto di vista estetico che tecnico. Tra le varie problematiche che possono emergere, quella legata alla formazione di spillature è certamente una delle più frequenti e le ragioni che sono alla base del problema possono essere eterogenee e molteplici. Vediamo dunque di seguito quali sono i vari scenari possibili. Il primo scenario da tenere in considerazione è la temperatura del pezzo ceramico all'uscita degli essiccatoi, all'interno dei quali le piastrelle vengono sottoposte ad un ciclo termico per mezzo di fonti calibrate di calore, utili ad abbassare l'umidità residua a valori prossimi allo zero, valori che inizialmente si attestano intorno al 5-7%. Detta temperatura dovrebbe essere relativamente elevata, in modo tale che tutte le successive applicazioni a umido che si svolgono lungo la linea di smalteria, ingobbi, smalti, graniglie, possano perdere in maniera appropriata e adeguata il loro contenuto di acqua per mezzo del processo di evaporazione. Tale processo, infatti, è fondamentale per far sì che tutti gli strati possano sommarsi in maniera coesa gli uni con gli altri, evitando al contempo possibili fenomeni di miscelazione tra le fasi. Vediamo a questo punto cosa succede se invece la temperatura del pezzo non è adeguata. Una temperatura eccessivamente bassa del corpo ceramico può dare origine ad asciugamenti disomogenei delle graniglie e degli smalti che vengono applicati come fase finale prima che il pezzo ceramico entri nei forni. Tale disomogeneità genera nell'interfase, cioè nella fase di contatto tra due strati applicativi, delle criticità che poi si concretizzano in fase di post-cottura con diverse tipologie di difetti. Diciamo che non possiamo qui fare un elenco di tutte le difettologie che possono intercorrere in questa fase, ma ci limitiamo a dire che la miscelazione tra gli strati e soprattutto anche il rilascio anomalo dell'acqua che rimane intrappolata nello smalto durante la fase di cottura sono problematiche all'ordine del giorno. Come risolvere il problema? Da un lato si potrebbe anche pensare di aumentare la temperatura del pezzo ceramico. Tuttavia, lavorare con temperature esclusivamente alte potrebbe generare degli asciugamenti eccessivamente rapidi e soprattutto incontrollati, che andrebbero comunque a compromettere la coesione fra gli strati. Pertanto, l'azione correttiva più sensata in questo caso è l'utilizzo di appropriati additivi livellanti o regolatori dei tempi di drenaggio e di evaporazione che in qualche modo vadano a ripristinare la giusta coesione tra gli vari strati applicativi. Forellini o spillature possono emergere anche in presenza di grafiche che contemplano al loro interno venature o motivi particolarmente ricchi di inchiostro. Per quale ragione? Un'alta quantità di inchiostro implica la presenza di materiale organico alto bollente, cioè materiale che non evapora nelle prime fasi del processo di cottura. Se poi su questo inchiostro dovesse essere applicata una quantità importante di graniglia o di smalto, potrebbe succedere che l'inchiostro non riesce a terminare il proprio processo di combustione prima che lo smalto o la graniglia abbia invece innescato il proprio processo di fusione. Ciò significa che potrebbero venirsi a creare all'interno degli smalti delle bolle di gas. Bolle di gas che una volta terminata la cottura, e in particolar modo quelle che si trovano nella parte più esterna della superficie ceramica, possono esplodere,
andando a creare quindi la difettologia. Va anche detto che anche nel caso in cui queste bolle di gas non dovessero esplodere, in molti casi sono comunque visibili ad occhio nudo sulla superficie della piastrella. In questo caso l'azione correttiva, non potendo per ovvi motivi intervenire sul processo di cottura, può essere trovata nella sostituzione dell'inchiostro, andando quindi a cercare un inchiostro caratterizzato da un solvente che sviluppi una migliore combustione, e cioè che sia in grado di liberare tutti i gas o la maggior parte dei gas combusti prima che si inneschi il processo di fusione delle graniglie o degli smalti. Talvolta il problema può emergere in concomitanza di un mancato equilibrio tra i materiali in uso, e nella fattispecie ci riferiamo a ingombio, graniglia e smalto di copertura finale, che di norma vengono scelti dai produttori in funzione della loro compatibilità, omogeneità e fusibilità dello smalto in fase di cottura. Solitamente il problema qui emerge nelle prime fasi di realizzazione di un nuovo progetto, quindi quando ci si trova sostanzialmente in una prima fase di settaggio. Per rimuovere il problema, o comunque per farvi fronte, in questo caso occorrerebbe procedere su due linee parallele. Da un lato, i colorifici dovrebbero in qualche modo rivedere la formulazione dei propri materiali, in quanto talvolta una graniglia o uno smalto potrebbe non essere appropriato al tipo di tecnologia o di ciclo di cottura, del cliente. Dall'altro invece sarebbe opportuno poi procedere con un attento studio reologico delle sospensioni, in modo tale da individuare anche i corretti additivi da addizionare, in modo da rendere e ripristinare la compatibilità e dunque promuovere un'azione e un'applicazione il più corretto possibile. Un corretto ciclo di cottura, infine, è senza dubbio una variabile molto importante ai fini di una riduzione, se non di una eliminazione, dei problemi di cui abbiamo parlato oggi. Da un punto di vista teorico, se si ragionasse al di fuori delle logiche di produttività e di impatto ambientale, la cosa più sensata sarebbe quella di aumentare i tempi di permanenza del materiale ceramico all'interno dei forni, in modo tale da aumentare i tempi di evaporazione, agevolare il processo di degasazione ed espulsione dell'umidità dagli strati più superficiali dello smalto, e dare anche più tempo a quelle reazioni chimiche che si innescano tra i materiali inorganici. Ovviamente però le aziende produttrici, proprio per logiche di produttività e anche grazie giustamente a una sempre maggiore attenzione rispetto alle politiche green, tendono a ridurre il più possibile i tempi del ciclo di cottura. Quindi, che si traduce peraltro in scelte sempre più sfidanti in termini di materiali in uso e di setup di macchina. Sostanzialmente, quindi, ci stiamo dicendo che benché si possa prendere in considerazione un eventuale nuovo settaggio del ciclo di cottura, è certamente l'ultima delle azioni che i produttori mettono in campo. Concludiamo in questo modo la nostra tappa e vi anticipo, come sempre, invece l'argomento della prossima, e quindi del prossimo video, che verterà sulla resistenza meccanica del materiale in essiccato o in verde. Quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e di darvi appuntamento al prossimo video e alla prossima tappa del nostro viaggio all'interno dei processi produttivi ceramici. A presto!